sulla 127. Perché andammo in Polonia? Andammo in Polonia per quel macismo che c'era. Era imperante all'epoca e andammo con un nostro amico, aveva un'amica, una ragazza polacca molto carina, che diceva a venire dei tuoi amici, noi siamo qua, in questa città che era Wrocław, la vecchia Breslavia. È divertente, loro si divertiranno, noi siamo una comunità, una città universitaria e noi, chiaramente per divertirci con le ragazze, non le diamo, partimmo, come diceva il mio film, come diceva il Pullo nel mio film Un sacco bello, partimmo squallidamente con le penne a tiro e il gas di seta e i tappini, le cose, eccetera. E così, va bene. Questo viaggio fu importante perché innanzitutto io vidi una quantità di italiani veramente terribili che fotografai e mi servirono a me per la creazione del mio primo film. Quindi ci fu un aspetto chiaramente di divertimento, un aspetto di analisi sociale più che polacca, italiana, perché vedevo macchine targate Forlì, macchine targate tutta gente che in Italia non avrebbe potuto, andava lì con la desiderio di passare, però si dice di morchiare, sempre giovedì. Noi ragazzi, Filippo scritto molto coriatico, prendevo questo viaggio. Fu molto bello, giocavo a pallone anche con un'università degli studenti di Wrocław. Era ogni giorno era veramente un bel divertimento. Gli ultimi due giorni, a un certo punto, io dissi: ma stiamo sempre qua a Breslavia, non andiamo a Cracovia. Dico, Varsavia non la vedremo, andiamo a Cracovia e andiamo. C'era una scritta dove c'era scritto Ozieci e sotto c'era scritto Auschwitz. E dissi, ma io forse dico una visita a Cracovia un giorno, una visita ad Auschwitz la farei. Una delle ragazze polacche mi disse, Cracovia è bella, andateci, ma se andate ad Auschwitz non ricorderete nulla di quello che abbiamo condiviso, del divertimento che abbiamo avuto. Ci sarà un cambiamento dentro di voi se vi va, cioè lei addirittura quasi sconsigliava di andarci. Io invece, dal punto di vista della curiosità storica, insomma, avevo una cosa che ho sempre, cioè, a pochi chilometri c'era un sito che avevo soltanto conosciuto dal punto di vista scolastico, dal punto di vista liceale, universitario. Volevo rendermi conto. E allora convinsi i miei due compagni di viaggio che accettarono. La prima andavamo a Cracovia, trovavamo una bellissima città e poi entrammo ad Auschwitz. Bene, la ragazza aveva perfettamente ragione. E dimenticavo completamente tutto il divertimento che c'era stato in quelle quasi due settimane che rimanevo. Ed entravo nel mondo del mare, era qualcosa di allucinante, tanto che visitando uno dei grandi dormitori dove erano raccolte delle scarpe, stavano state, non so, 5.000 scarpe, 10.000 scarpe, non so nemmeno in tutte buttate là, però messe al museo, il mio amico si sentì male e là mi ricordo che c'era un pronto soccorso dove c'erano molte persone anziane e la visione di quello che avevano davanti agli occhi, qualcuno si sentiva male, mio amico si sentì male, rimase lì e non voleva andare avanti, perché era molto emotivo, cioè. Noi lo percorremo tutto, abbiamo visto tutto. E alla fine vi anticipo che non avete molta voglia di parlare quando uscirete da lì, però avete molta voglia di riflettere. E la prima domanda che vi farete è: come è possibile arrivare a un vertice così alto di male? Com'è possibile questo? Primo Levi che scrive.
scrisse quel bel libro, c'è cioè questo uomo, no? Non negò di aver perso completamente la fede dopo l'esperienza di Auschwitz. Ha detto, dopo quello che io ho passato là dentro, ho capito che Dio non esiste, non può esistere. Quello che vedete è qualcosa che, non lo so, sembra che il demonio sia sceso, si sia impossessato dei denti, dei cani, e improvvisamente è stato commesso una cosa spaventosa per il modo, le maniere, le convinzioni, è stata veramente una cosa che ci ha turbato il viaggio di ritorno. Non abbiamo detto poche parole, avevamo anche un registratore, all'epoca manco esistevano i registratori sotto la mano, c'erano registratori in mano, così anche la musica ci dà fastidio, però ci ha portato delle riflessioni nel tempo e durante il viaggio e dopo, e abbiamo capito quanto era stato importante quel viaggio. Quindi quel viaggio in Polonia, da una parte c'erano gli appunti, quelli divertenti, che mi avrebbero fatto poi sviluppare una carriera, dall'altra parte c'è stato un lato spirituale molto forte che piano piano ho coltivato, perché quello è stato il viaggio più emozionante che io abbia mai fatto nella mia vita. Purtroppo, come ripeto, l'ho fatto nel mondo del male, che è il mondo del male, non c'è niente da fare. E mi sono chiesto anche come fosse possibile arrivare a quei vertici di perfidia, di cattiveria demoniaca. Come è possibile che un uomo abile nel sviluppare l'eccitazione della forma, dotato indubbiamente di un grande magnetismo, perché per forza di essere dotato di un magnetismo veramente spaventoso, possa aver poi così coinvolto altri a seguirlo in questa sciagurata impresa, sciagurata di poco, eppure è così. Quindi la memoria è importante, perché spesso noi oggi siamo destinati, secondo me, a dimenticare in fretta. Siamo destinati a dimenticare in fretta perché viviamo in un diluvio di notizie ogni giorno. Se un popolo lo puoi rincoglionire, ogni comunità, nessuna notizia, nessuna, è dentro una dittatura come potrebbe essere la guerra del nord, che non hai notizia, oppure direi un diluvio di notizie e non riesci più ad approfondire qual è la notizia importante sulla quale bisogna riflettere. Quindi il diluvio di notizie rende assolutamente tutto piatto, come l'assenza.